Siamo con il dottor Duraccio, consigliere nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Ecco dottore, garanzia giovani, un'opportunità per il paese, questo è il titolo del convegno di stamattina qui ad Aversa. Cosa si vuole mettere in evidenza, prego? Dice bene, una grande opportunità per il paese la garanzia giovani. In un momento di difficoltà economica, di crisi finanziaria che hanno delle riverberazioni importanti sull'occupazione, questo programma ha proprio la finalità di dare impulso all'occupazione cercando di dare un'iniezione di fiducia nei nostri giovani. L'evento di oggi è importante perché i giovani che ci ascolteranno, che tra un po' saranno diplomati nell'istituto alberghiero, sono prossimi ad entrare nel mondo del lavoro e quindi cercheremo di spiegare loro l'importanza di iscriversi al programma e quali opportunità ne potranno ricevere per entrare in modo più facilitato nel mercato del lavoro. Diciamo che gli studenti dell'IPSART sono coloro i quali da un punto di vista pratico si immergeranno subito nel mondo del lavoro, per cui in realtà il titolo è ad hoc proprio per loro, vero? È quanto mai opportuno, infatti siamo sempre propensi ad intervenire a fare attività di orientamento o alfabetizzazione in materia di diritto del lavoro negli istituti alberghieri, in quanto essendo i più prossimi all'ingresso nel mondo del lavoro, in quanto il loro titolo è un titolo finito, sono quelli normalmente che reagiscono meglio, sono quelli più attenti, sono quelli più interessati a queste tematiche. Siamo qui con il dottore Pasquale Assisi, consigliere dell'Ordine Provinciale dell'Ordine dei Consulenti di Napoli. Ecco dottore, giustamente ci sono problematiche a livello provinciale, secondo lei come i giovani potranno affrontare in realtà il problema lavoro, come si potranno inserire nel mondo del lavoro? Prego. Beh, sicuramente viviamo in un territorio difficile e a maggior ragione la crisi economica che attanaglia il nostro paese si ripercuote sui giovani che si approcciano al mondo del lavoro. Il programma Garanzia Giovani sicuramente da questo punto di vista crea delle basi importanti per facilitare l'accesso al mondo del lavoro di questi ragazzi che soprattutto negli istituti alberghieri ricevono già una formazione molto importante che consente un miglior approccio al mondo del lavoro. In ogni caso gli incentivi attualmente emanati sono un buon punto di partenza, ma senza una reale ripresa dell'economia diventerà veramente difficile poi garantire loro un inserimento nel mondo del lavoro a breve. Ecco, nel mondo privato in realtà gli studenti dell'istituto professionale dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, in quali settore, piccole, medie o grandi aziende, secondo lei dove potranno dirigersi? Beh, il nostro tessuto produttivo è composto essenzialmente di piccolissime aziende che sono poi la nostra forza trainante, quindi sotto questo punto di vista le nostre aziende si sono difese meglio perché sono molto vicine al territorio, hanno delle organizzazioni aziendali più semplici e sotto questo punto di vista sono sicuramente pronte ad accogliere questi giovani che hanno uno sbocco immediato, anche se bisogna intervenire però sulle forme contrattuali per garantire una maggiore stabilità lavorativa a questi ragazzi che si avviano al mondo del lavoro. Il Jobs Act in questo caso loro lo potranno utilizzare? Beh, sicuramente sì, perché attualmente è in vigore, quindi tutti coloro che verranno assunti da oggi in poi sono soggetti alla nuova normativa del Jobs Act. È un passo importante, ma deve essere accompagnato, come detto prima, da un intervento per il rilancio dell'economia e di supporto alle piccole e piccolissime aziende che esistono sul nostro territorio. Parleremo delle opportunità di lavoro, parleremo della garanzia giovani, questo programma europeo finalizzato quindi alla fine del 2020 al tema dell'occupazione, e parleremo dei tipologie di lavoro, dipendente, autonomo e così via, delle opportunità che sono del territorio, eccetera. Avremo illustri relatori qui che sono anche a disposizione per eventuali domande, e mi raccomando, fate le domande che vi interessano proprio in tema di lavoro. Chiaramente l'attività sarà registrata sotto forma di alternanza, quindi nella mia area, lo sapete che ne ho candidato sul conto del lavoro, è ancora più interessante perché vi anticipo che probabilmente abbiamo quasi chiuso gli stage formativi e quindi già avremo delle opportunità anche per mettere in pratica la nostra attività professionale. Queste informazioni dalla settimana prossima poi ve le riporterò classe per classe. Quello che mi raccomando, attenzione, la prima cosa, perché sono tutte cose che interessano direttamente
che vi serviranno nel momento in cui mettete piede fuori da questo contesto scolastico, perché là fuori, devi ricordarvi, c'è la cosiddetta giungla, ricordatevelo sempre, ok? Quindi dovete sapere, dovete conoscere per potervi poi muovere chiaramente rispettando la vostra personalità, le vostre scelte, le vostre opportunità. Ragazzi, buongiorno a tutti. Qui ci conosciamo molto bene, no? Come sapete, io sono anche un insegnante di questa scuola, attualmente in servizio presso la sede staccata di Cesa. Allora, i Lions sono un'associazione internazionale che opera in tutto il mondo e, grazie alla professionalità dei propri soci, cerca di contribuire a tracciare i possibili percorsi per la crescita del territorio e della comunità in cui opera. Il nostro club ha 20 anni di attività e conta ad oggi circa 30 soci. Alcuni sono presenti qui in sala e che vi vado a presentare. C'è il dottore Giustino Lunello, che per quest'anno sociale si occupa di curare le cerimonie. È un colonnello dell'aeronautica otorino, libero professionista. C'è il dottor Gennaro Musto, commercialista, iscritto, cioè componente dell'ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Napoli. C'è l'ingegner Elia Barbato, libero professionista, nonché assessore al comune di Aversa. C'è il dottor Raffaele Di Fiore, vero esperto in materie molto vicine alle quelle che voi studiate. Lui è stato professore all'università in diritto e legislazione degli alimenti, è stato presidente del laboratorio chimico della Camera di Commercio di Napoli e quindi si è occupato per oltre 20, quasi 30 anni di sofisticazione alimentare. Abbiamo il caro amico colonnello Andrea Sibilio. Prossimo presidente del club, l'anno prossimo passerò il testimone a lui. E infine, presente qui in sala, abbiamo la cara professoressa Anna Maria Petrillo, docente di materie letterarie, attualmente in pensione. Ah, è appena arrivato il dottor Roberto Fabozzi, medico chirurgo aversano, nonché il colonnello Michele Coscetta, è arrivata la presa. Autorità, gentili ospiti, siamo qui riuniti presso questo prestigioso istituto per dare inizio al convegno sul tema Garanzia Giovani, un'opportunità per il Paese. I lavori sono presieduti dal professor dottor Grimaldi Francesco, presidente del club Lions Aversa Città Normanna, e dalla dirigente scolastica professoressa Preziosa Diana. Do ora lettura degli scopi del leonismo. In piedi, per favore. Creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo. Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza. Prendere interesse reattivo al benessere civico, culturale, sociale e morale della comunità. Unire i club con i vincoli dell'amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione. Stabilire una sede per un'aperta discussione su tutti gli argomenti di interesse pubblico, con l'esclusione di quelli riguardanti la politica di parte ed il settarismo confessionale. Incoraggiare le persone che ne hanno la vocazione a servire la loro comunità senza scopo personale di lucro,
ed a favorire e promuovere efficienza ed alto livello morale nel commercio, nell'industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento in privato. Buongiorno a tutte ragazze, vedo molte facce già di mia conoscenza, benvenuti, un cordiale saluto a tutti quanti. Ormai questo incontro con i Lions è istituzionalizzato per noi, sono anni che ospitiamo i Lions e siamo grati a loro proprio per questa opportunità che ci danno. E non poteva essere diversamente quest'anno, visto che abbiamo il professore Grimaldo, il nostro valente docente, che si è fatto promotore di questa iniziativa. Anzi, i TEN sono stato sempre di grande interesse e attualità negli anni passati, ma quest'anno penso che sia maggiormente interessante perché va ad affrontare una tematica molto sentita da voi ragazzi, giovani, prossimi al diploma, il piano europeo di garanzia giovani per l'occupazione, occupabilità giovanile. Noi come scuola professionale, soprattutto voi lo sapete, voi ragazzi, ma penso che anche i nostri ospiti lo sappiano, abbiamo proprio come missione quella di indirizzarvi al mondo del lavoro, perché voi scegliete questo tipo di istituzione, di indirizzo, proprio perché volete entrare subito nel mondo del lavoro. Pochi sono quelli che preferiscono il percorso universitario rispetto ai licei, naturalmente. E già voi nel vostro percorso fate alternanza, cioè portate avanti nel vostro curriculum i percorsi di alternanza scuola-lavoro, vero? Cioè andate presso noi alla scuola, si interessa di mettervi in contatto con delle aziende dove fate tirocinio, esercitazione, laddove voi andate ad affinare, a migliorare le vostre competenze acquisite qui a scuola nei laboratori. Per cui questo, io penso che anche questo piano europeo Garanzia Giovane voglia continuare questo percorso che voi iniziate a scuola, cioè fornire a voi, poi dopo saranno i relatori, esperti di questa problematica da affrontare minutamente in modo molto puntuale, come favorire il vostro, diciamo, il vostro tirocinio formativo, la vostra alternanza tramite questo piano europeo e nazionale. Dicevo, noi dobbiamo favorire questi eventi, perché voi avete bisogno soprattutto di essere informati, al di là di essere formati, che è la prima cosa, però informati, perché spesso una volta conseguito il diploma vi trovate disorientati, non sapete a chi rivolgervi, non sapete che cosa vi offre, quale opportunità, quale strada seguire. Quindi penso che siano queste occasioni molto molto importanti, per cui vi prego di stare attenti ad ascoltare, del vostro interesse soprattutto. Poi potete dopo sicuramente chiedere chiarimenti, informazioni, quelle che volete ai relatori. Io vedo che abbiamo come moderatore il dottore Musto, che è stato già nostro ospite del passato. Poi c'è come relatore il dottor Duraccio alla mia sinistra e il dottore Assisi. Con il dottor Lubello, che è la nostra chiedo venia, è una nostra conoscenza, sempre disponibile, abbiamo fatto anche con lui bei convegni, è vero nel passato, mi fa piacere. Grimaldi, vabbè, è un nostro pilastro. Quindi io mi auguro che questa collaborazione possa continuare anche negli anni a venire. Auguro un buon lavoro a tutti, ai relatori, a voi ragazze, e auguri a tutti. Allora, prende ora la parola per un breve saluto il vice sindaco, la professoressa Nicola Di Virgilio. Salve, buongiorno a tutti. Allora, io sono qui per portare i saluti dell'amministrazione comunale d'Aversa e perché in verità sono stata contenta ed onorata di aver ricevuto l'invito da tanti amici, in particolare dall'assessore Lea Barbato, che devo dire ogni giorno si spende tanto sul territorio, in particolare per i Lions, che
per lui ormai è diventata una vera e propria vocazione. Io devo ringraziare i ragazzi Lions perché davvero grazie a loro la città di Aversa risulta essere importante sul territorio e anche oltre il territorio di Aversa e dell'Agro. Quindi Francesco, un ringraziamento va a te, va veramente diciamo a tutti coloro i quali fanno di Aversa un punto di riferimento. Che dire preziosa, tu per noi sei preziosa in tutto, insomma devo dire che la preside è una persona eccezionale ed eccezionale questa scuola grazie ai docenti che avete. Io adesso ne cito qualcuno in particolare perché li dovrei citarli tutti. Giovanna Campaniello per voi. L'affetto che i ragazzi hanno per te, Giovanna, come tanti professori di sala, di cucina, io adesso non li distingo tutti, come Raffaele Ferrandino, Oreste Castaldo, insomma veramente fanno tanto per voi. E l'amministrazione di Aversa, anche se voi siete qui insomma studiate e non sapete tante cose, vi è vicina grazie anche dei protocolli d'intesa che è istituito con altre scuole. Proprio l'anno scorso c'è stato diciamo un protocollo d'intesa che ha fatto sì che le scuole di Aversa potessero comunque andare all'interno di aziende che sono qui sul territorio, sull'agro, tra Gricignano e Aversa per fare proprio, come dire, per operare attivamente e fattivamente. La preside vi parlava di alternanza scuola-lavoro. Ebbene, io credo che questo per voi sia fondamentale, capire dopo la scuola cosa c'è, anche grazie alle industrie e alle attività che ci sono qui presenti sul territorio. La città di Aversa è con voi, quando volete voi dovete sapere che le istituzioni sono aperte, anche se per voi la parola istituzione, soprattutto oggi con i tempi che corrono, può sembrare una parola così astratta, non deve esserlo grazie a queste iniziative, grazie alle persone che vi vogliono bene e grazie ad una città che, credetemi, vi sta vicino nonostante i problemi che ci sono. Ed ecco che allora quando veniamo additati, no, come città di terra dei fuochi o tante altre cose, noi dobbiamo andare oltre, perché veramente la nostra speranza siete voi e diffidate da chi vi dice che voi giovani non siete la nostra speranza. Quindi io vi faccio un grande bocca al lupo per qualsiasi cosa. Io sono presso il comune di Aversa, se avete bisogno basta chiedere attraverso i vostri docenti, basta chiedere. Guardate, credetemi, la nostra gioia è pensare di poter fare qualcosa o qualcosa insomma che vi possa essere poi utile nel futuro. Grazie a tutti e buon proseguimento di lavoro. Grazie professoressa, grazie vice sindaco. Prende ora la parola per un breve indirizzo di saluto il dottor Vincenzo Natale, consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli Nord. Buongiorno, saluto tutti, ringrazio il corpo docente di questo invito e in particolare Francesco, a cui mi lega un rapporto di amicizia e di stima profondo da diversi anni. L'occasione è gradita per fare i complimenti ai Lions, anche che sono sempre sensibili a queste iniziative che si avviano sul territorio, che danno modo appunto di informare. E la garanzia giovani appunto è una misura sulla quale ci speriamo tutti, perché rappresenta sicuramente un'occasione di rilancio per il territorio. Noi come iniziativa, come Ordine dei Dottori Commercialisti, abbiamo avviato da poco, e Francesco ne approfitto di questa occasione per dare questa formazione, abbiamo avviato dei protocolli d'intesa con i comuni per fare in modo che si creino su ogni comune uno sportello informa giovani che ha a disposizione dei praticanti dottori commercialisti che in realtà informano la cittadinanza sulle iniziative e sulle opportunità che questa misura dà. Quindi mi veniva, mentre parlava il vice sindaco, di cui mi complimento per l'intervento, un'idea di poter estendere questo protocollo d'intesa anche alle scuole, in particolare all'Istituto Alberghiero, per fare in modo che si crei presso la scuola stessa uno sportello di informazione per far sì che i giovani abbiano la completa informazione e un'assistenza per quelle che possono essere delle iniziative da poter poi avviare e proporre. Che dire, io chiudo l'intervento veramente facendo un ulteriore complimento al corpo docente, in particolare alla responsabilità che voi come docenti avete nel creare i giovani e nel creare la futura classe dirigente. A voi dico semplicemente di impegnarvi nello studio,
ma anche nel divertimento. I vostri visi gioiosi mi fanno capire che non vi manca, per cui un saluto veramente affettuoso e un ringraziamento per l'invito, grazie. Grazie dottor Natale. Adesso prende la parola il presidente del club Aversa Città Normanna, professor dottor Francesco Grimaldo. Allora, sarò breve, non vi preoccupate. Autorità presenti, amici Lions, illustri relatori, carissimi alunni, buongiorno a tutti. Porto a voi tutti il saluto del Club Lions Aversa Città Normanna, di cui quest'anno ho l'onore di essere il presidente. Come già vi ho accennato, il Lions Club è un'associazione internazionale che opera in tutto il mondo e ha tra i suoi scopi principali quello di promuovere il bene civico, sociale e culturale della comunità in cui opera. Per cui, in sintonia con tale finalità, noi Lions cerchiamo di tracciare, di organizzare dei service che contribuiscono a tracciare le possibili direzioni per lo sviluppo del nostro territorio. Questo spiega l'entusiasmo del nostro club e del mio in particolare nel promuovere questa manifestazione, Garanzia Giovani, un'opportunità per il Paese, che ha come scopo quello di illustrare ed informare i giovani sulle strategie che consentono di facilitare l'ingresso giovanile nel mondo del lavoro. Devo dire che qui oggi sono a casa mia, non solo perché insegno in questo istituto ormai da un decennio, né perché la tematica del lavoro fa parte della mia vita professionale, come sapete sono anche un dottore commercialista, ma soprattutto perché credo nelle potenzialità e nelle opportunità lavorative di questa scuola, la nostra scuola. Sono convinto fermamente che l'IPSART Rainulf Drengot di Aversa rappresenti un'importante leva per la crescita economica del nostro territorio. Ma soprattutto, ragazzi, credo in voi, credo nella vostra voglia di riscatto, credo nelle vostre competenze e nella vostra ferma volontà di approdare con successo nel mondo del lavoro. Certo, viviamo un periodo di crisi economica e direi anche di smarrimento e solitudine, dovuti alla perdita di riferimenti valoriali e di incertezze lavorative. Ma è proprio in questi contesti particolarmente difficili che deve esaltarsi l'opera e direi la sinergia tra associazionismo, scuola e mondo del lavoro, per tracciare e promuovere processi formativi attraverso l'informazione e la formazione, queste due parole che oggi stanno ricorrendo ripetutamente. Concludo con i ringraziamenti. Il primo ringraziamento va alla preside, professoressa Preziosa Diana, che anche in questa occasione ha mostrato una profonda sensibilità alle problematiche giovanili e una fattiva apertura al territorio. Ringrazio inoltre i docenti presenti in sala e in particolare i colleghi di CESA, Bernardo Laudato, Angelo Panarella, Elisabetta Mazzarella, la professoressa Balletta, che senza indugio hanno condiviso e supportato questa iniziativa. Un ringraziamento a parte e in particolare va alla mia cara amica d'infanzia Giovanna Campaniello, responsabile del dipartimento. Chiudo augurando a tutti voi un proficuo lavoro.
Sono il dottore Musto, sono un dottore commercialista, nonché anche un consulente del lavoro. E per questo motivo, proprio per la nuova normativa di garanzia giovani, ho pensato, supportata anche dal Presidente e quindi da tutti i Lions, di fare questo convegno che è interessante per voi giovani del quinto anno. E ho convocato con grande piacere due eccellenti relatori. Uno alla mia sinistra, che è il consigliere nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, e a destra è il consigliere provinciale dei Consulenti del Lavoro. Sono bravi nella materia e ve ne daranno atto. Do la parola in questo momento a Duraccio, il quale vi dirà per sommi capi che cosa, come si svolgerà, e poi facciamo le relazioni. Prego, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, io mi voglio associare ai ringraziamenti e ai complimenti che sono stati rivolti per l'organizzazione, ma in modo particolare permettetemi di ringraziare voi giovani, voi ragazzi, per l'entusiasmo, no, con il quale ci avete accolto stamattina. È bello vedere vivo l'entusiasmo rispetto a tematiche come quelle che oggi affrontiamo, che sono quelle del mondo del lavoro, un mondo del lavoro che vive enormi difficoltà e che quindi ci vedono impegnati nel trovare soluzioni per poter appunto darne un impulso, una vitalità. Come giustamente sono stato presentato, sono Francesco Duraccio, sono consigliere nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Chi è il consulente del lavoro? Mi preme dirlo, perché voi degli istituti professionali in generale, in modo particolare gli istituti alberghieri, siete i prossimi lavoratori, perché il vostro percorso di studi volge al termine e quindi siete i più prossimi ad entrare nel mercato del lavoro. Quindi in che modo potrete incrociare il consulente del lavoro nella vostra carriera lavorativa? Ve lo dico spiegandovi chi è il consulente del lavoro. Quindi il consulente del lavoro è un libero professionista, esiste un ordine professionale e ha, diciamo, l'onore di avere nel titolo stesso della professione, mi alzo in piedi, ha l'onore di avere nel titolo stesso della professione la parola lavoro, no? Quindi questo lo dice già lunga circa la connotazione sociale del ruolo dei consulenti del lavoro, che sostanzialmente si occupano di tutte le vicissitudini che occorrono durante la vita lavorativa tra il datore di lavoro e i propri lavoratori dipendenti. Quindi si occupa di gestire amministrativamente il rapporto di lavoro da quando nasce, durante il suo svolgimento, ahimè, fino alla cessazione. Quindi il consulente del lavoro è il soggetto a cui si rivolge per studiare qual è la migliore tipologia contrattuale da utilizzare quando l'azienda ha bisogno di assumere un lavoratore dipendente. Durante la gestione del rapporto di lavoro si occupa di tutti quelli che sono gli adempimenti che conseguono alla gestione amministrativa di un rapporto, quindi gestire gli aspetti legati, non so, agli eventi di malattia, di infortuni sul lavoro, piuttosto che uno degli adempimenti per i quali il consulente del lavoro forse è più conosciuto, anche se è minima parte della sua attività, cioè quello di elaborare le buste paga, no? Lo strumento mediante il quale il datore di lavoro eroga la retribuzione ai propri lavoratori dipendenti, fino ad occuparsi della fase terminale del rapporto, quindi lo studio e l'attuazione del licenziamento. Ovviamente pure tutti gli adempimenti anche di natura previdenziale che consentono poi al lavoratore di poter ricevere, in virtù della contribuzione versata, le prestazioni previdenziali. La più conosciuta ovviamente è la pensione. Questa è l'attività classica che svolge il consulente del lavoro, ma perché e in che modo voi potrete anche incrociarlo nell'ambito del vostro percorso di vita e professionale? I consulenti del lavoro sono tra i soggetti abilitati a svolgere attività
di servizi per l'impiego, quindi attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro. Fino a poco tempo fa questo tipo di attività era un appannaggio esclusivo del soggetto pubblico. Chi poteva intermediare tra la domanda e l'offerta di lavoro era soltanto il collocamento, il centro per l'impiego, era l'unico che poteva operare per far incrociare una persona in cerca di occupazione con un soggetto che invece offre un'opportunità di lavoro. Dalla riforma del mercato del lavoro questo appannaggio pubblico è stato liberalizzato, privatizzato, ci sono degli altri soggetti che possono operare, tra cui i consulenti del lavoro, tramite una fondazione nazionale che si chiama Fondazione Consulenti per il Lavoro, di cui io tra l'altro sono il referente regionale, e quindi può operare in tutti quelli che sono i servizi per l'impiego. Non vado troppo nei tecnicismi perché non voglio parlare di concetti difficili da comprendere nel vostro attuale momento cognitivo del rapporto di lavoro, però per dire, quando avrete finito gli studi e sarete in cerca di occupazione, il consulente del lavoro potrà esservi d'aiuto per in effetti presentarvi alle imprese con cui normalmente collabora e con cui ha rapporti quotidiani di clientela. Come oggi intendiamo svolgere questo momento di incontro? In due momenti. Facciamo prima con il collega Pasquale Assisi una sorta di piccolo orientamento su quali sono le tipologie contrattuali con cui voi un domani potrete andare a lavorare. Sapete che finiti gli studi, io mi auguro che voi a breve potrete accedere al mondo del lavoro, si accede con varie tipologie, c'è il rapporto di lavoro subordinato che è la modalità più classica e più tipica, ma ci sono anche tipologie di lavoro autonome durante le quali si può entrare nel mondo del lavoro. Quindi vi spiegherà quali sono le caratteristiche dell'uno e dell'altra, quali sono le tutele che avrà il lavoratore nell'una e nell'altra modalità. Dopodiché riprenderò io la parola, vi accennerò che cos'è, di cosa si tratta il programma Garanzia Giovani, che aiuto, che opportunità dà ai giovani per favorirne l'ingresso nel mercato del lavoro. Fatto questo però, e lo faremo in modo relativamente breve, mi auguro che i vostri docenti vi abbiano avvisato di questo, volevamo dedicare un po' di tempo ad un'attività interattiva, io la chiamo jukebox, a domanda rispondo, poiché è evidente che in ogni famiglia, in ogni contesto familiare avrete sentito e sentite tutti i giorni parlare di difficoltà, no? Che riguardano il mondo del lavoro, il papà è stato licenziato piuttosto che lo zio è in cassa integrazione, non gli pagano il trattamento di fine rapporto. Allora cerchiamo di fare un momento di cultura per ciò che riguarda il diritto del lavoro, partendo da vostre curiosità, da quelle che sono delle vostre sollecitazioni. Mi auguro di raccogliere il vostro interesse e quindi di poter contribuire alla vostra formazione in questo modo. Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Naturalmente mi associo ai complimenti per l'organizzazione di questo splendido evento e faccio i complimenti in primis a voi ragazzi per la presenza massiccia e per l'attenzione che state dando a me. Come diceva il collega Francesco Duraccio, non è la prima volta che noi siamo presenti negli istituti scolastici per questi incontri formativi e abbiamo sempre riscontrato che gli istituti alberghieri sono quelli maggiormente attenti e maggiormente interessati alla problematica, sono veramente quelli che ci hanno dato maggiore soddisfazione, maggiore piacere durante questi incontri. Beh, prima di entrare nel merito del mio intervento, cioè sul lavoro subordinato, sul lavoro autonomo, sulle caratteristiche essenziali,
Voglio fare una premessa, perché proprio da questi incontri ripetuti negli istituti scolastici mi è capitato spesso di sentire un'affermazione, no? Quando io parlo dei diritti, della retribuzione, delle ferie, del TFR, della cosiddetta liquidazione, molte volte mi sono sentito dire: dottore, ma lei ci parla di tutti questi diritti, ma se noi andiamo presso un'azienda, no? Perché fra pochi mesi finirete gli studi e vi presenterete presso l'azienda per dei colloqui di lavoro, se noi già chiediamo tutti questi diritti, le aziende ci mandano via, non ci prendono neanche in considerazione, no? Non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, il nostro territorio a volte è particolarmente difficile. Beh, questo è vero, però è anche vero che dobbiamo essere noi tutti a smuovere un po' le coscienze, no? A cambiare un po' la mentalità, e comunque soprattutto voi dovete essere pienamente coscienti di quelli che sono i vostri diritti, di cosa potete chiedere e cosa non potete chiedere, perché andare totalmente impreparati ad un colloquio di lavoro non è, diciamo, un punto a vostro favore, quindi è importante che voi siate coscienti di cosa potete chiedere e di quali sono i vostri diritti. Allora, entrando nel merito del mio intervento, dobbiamo dire che qualunque tipo di attività lavorativa può essere svolto sia tramite un contratto di lavoro subordinato, sia tramite un contratto di lavoro autonomo. Mi soffermo essenzialmente sul lavoro subordinato, sul lavoro dipendente, che già nella parola ci fa capire tante cose, no? Parliamo di lavoro subordinato, subordine, cioè abbiamo un dipendente, un lavoratore che è subordinato, è sottoposto a un altro soggetto che è il datore di lavoro, che come vedremo potrà decidere le modalità attraverso le quali si svolgerà questa prestazione lavorativa. Ebbene, l'ho appena detto, contratto di lavoro dipendente, quindi nel momento in cui verrete assunti da un'azienda vi troverete a firmare un vero e proprio contratto, come un qualunque contratto di tipo privatistico previsto dal nostro codice civile. Ebbene, il codice civile prevede una serie di requisiti per il contratto ed uno è proprio, diciamo, l'accordo delle parti, no? Le due parti. Però il contratto di lavoro dipendente è un contratto di tipo molto particolare, un contratto speciale, un contratto che si differisce dagli altri contratti privati, anche se ne deve avere tutti gli elementi. Vi faccio un esempio molto semplice per farvi capire di cosa parliamo. Penso qualcuno di voi forse già avrà 18 anni o fra poco compierà 18 anni, no? Immaginiamo che vuole acquistare un'automobile, che penso che è un tema molto sensibile, molto sentito, no? Si recherà presso il concessionario per acquistare questa automobile. L'acquisto di un'automobile rappresenta un contratto di tipo privatistico. Ebbene, chi è che deciderà le condizioni di questo contratto? Cioè il prezzo di questa autovettura, le modalità di pagamento e tutti gli altri elementi? Saranno le parti, cioè le parti liberamente si metteranno d'accordo. Questa autovettura magari avrà un valore di mercato di 15.000 euro, ma io la riuscivo a comprare a 12.000 euro. Sta nella bravura delle parti stabilire poi le condizioni nel modo più vantaggioso per una o per l'altra parte. Quindi c'è una piena autonomia, la cosiddetta autonomia delle parti. Esatto, bravissimo, perfetto. Ebbene, il lavoro dipendente non funziona in questo modo, perché è un contratto di tipo privato, rientra nei contratti previsti dal codice civile all'articolo 1321. Ma attenzione, le parti non hanno una piena e totale autonomia, perché abbiamo il legislatore che interviene continuamente in questo contratto per porre dei limiti a questa autonomia delle parti. Cioè le parti non sono totalmente libere di stabilire le condizioni del contratto. Ed è evidente il fine del legislatore. Il fine è quello di tutelare la parte debole, che è il lavoratore, perché altrimenti il datore di lavoro potrebbe, fra virgolette, approfittare della sua posizione predominante e, basandoci, diciamo, facendo leva sulla necessità del dipendente di lavorare e quindi di guadagnarsi da vivere per sé e per la propria famiglia, potrebbe approfittare e imporre delle condizioni inique. Tant'è, penso che sapete, ci sono stati anni e anni di lotte sindacali, no? Si è passato da quel lavoro nelle miniere, con lo sfruttamento, con condizioni di lavoro precarie, pericolosissime, senza alcuna tutela sociale, cioè senza,
trattamento pensionistico, sussidio di disoccupazione senza neanche una retribuzione adeguata. Oggi fortunatamente, anche se a volte ci si imbatte in situazioni che sembrano di un'altra epoca, fortunatamente oggi le tutele, almeno sotto il profilo legislativo, sono tantissime. Esatto, cioè i lavoratori hanno oggi una serie di diritti che sono costituzionalmente garantiti. Quindi, tornando indietro, dicevo, questa autonomia delle parti è fortemente limitata dal legislatore. E vi faccio un esempio semplicissimo e chiarissimo, ma penso che sia anche più importante. Molte volte noi semplifichiamo, no? Per far capire, diciamo, il contratto di lavoro dipendente, quali sono le obbligazioni, no? Tu lavoratore, ve lo dico in napoletano, i fatiche, io lavoratore e tu papà, cioè io lavoro e tu datore di lavoro mi paghi. Quindi l'obbligazione principale del lavoratore è quella di lavorare, no? Di fornire la propria attività intellettuale o manuale al datore di lavoro, che ha l'obbligo essenziale di retribuirmi, di pagarmi, di darmi la retribuzione. Ebbene, già proprio sulla retribuzione troviamo la prima specialità del rapporto di lavoro. Perché? Perché proprio la nostra carta costituzionale, la Costituzione italiana, che all'articolo 36 ci dice che la retribuzione deve essere adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. E attenzione, cosa importantissima, dice anche che deve essere in ogni caso idonea a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia. Quindi c'è un concetto proprio che viene stabilito addirittura nella Costituzione, cioè che questa paga, questa retribuzione, questi soldi che il lavoratore deve avere per questa attività lavorativa, devono essere proporzionati alla quantità del lavoro, cioè a quante ore di lavoro io effettuo, cioè più ore faccio maggiormente devo essere retribuito, e alla qualità del lavoro. È chiaro che il direttore di banca non percepisce lo stesso stipendio dell'operaio manovale, fermo restando naturalmente che tutti i lavori sono ugualmente rispettabili e devono ugualmente essere rispettati perché tutti sono utili alla nostra società civile. Ma è chiaro che la retribuzione è diversa. In base al ruolo. Esatto, in base al ruolo. Cioè, tecnicamente si dice in base alla mansione lavorativa, cioè all'attività per la quale tu sei stato assunto. Cameriere, chef, maître, direttore di sala, quella è la cosiddetta mansione, che è una cosa che troverete quando vi verrà sottoposto un contratto di lavoro. Ebbene, quindi la Costituzione ci dice che questa retribuzione deve essere adeguata alla quantità e alla qualità. È un bel concetto, però potrebbe anche non voler dire niente, che come facciamo a sapere se è adeguata o no questa retribuzione che ci propongono? Immaginate quando andate a fare questo colloquio di lavoro, no? E a volte nella pratica capita, ripeto, non c'è da nascondere, vabbè, tu vieni a fare la serata, hai 40 euro per la serata. Non funzionerebbe così. Perché, vi ho detto, le parti non sono libere di stabilire le condizioni, ci sono dei paletti. E la giurisprudenza come ha fatto a trasportare questa previsione della Costituzione in, diciamo, un atto pratico? La giurisprudenza, per capire se la retribuzione è adeguata al lavoro svolto, si rifà ai cosiddetti contratti collettivi nazionali di lavoro, i CCNL, bravissimo, che è una cosa che troverete sempre e che non dovete mai dimenticare. Che cosa sono questi contratti collettivi nazionali di lavoro? Che il molestante poi esistono anche quelli territoriali, quelli aziendali, ma non complichiamoci la vita oggi. I contratti collettivi nazionali di lavoro sono dei contratti, degli accordi stipulati appunto a livello nazionale per un determinato settore di attività, nel caso vostro per esempio dei pubblici esercizi, per l'edilizia ci sta il contratto dell'edilizia, per gli studi professionali ci sta il contratto di studi professionali e così via, quindi per uno specifico settore di attività. E in questi accordi avremo, diciamo, da una parte i sindacati dei datori di lavoro, no? Per esempio Confindustria, Confesercenti, Confcommercio, dall'altra parte i sindacati dei lavoratori, che volendo semplificare essenzialmente sono la CGL, CISL e UIL, fermo restando che ne esistono altri, ma quelli più conosciuti sono questi tre. Ebbene, questi sindacati si siedono a un tavolo e dopo una serie di trattative a volte anche molto complesse, no? A volte non si riesce a raggiungere un accordo, pertanto ci sono gli scioperi e quant'altro, redigono questo contratto collettivo nazionale di lavoro, che per prima cosa stabilisce qual è la retribuzione corrispondente
a quella che abbiamo detto prima, alla singola mansione, o meglio al singolo livello di inquadramento, no? Quindi alla singola attività lavorativa che uno andrà a svolgere. E poi disciplinano un po' tutti gli altri elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, che sono ad esempio le ferie, i permessi retribuiti, le cosiddette mensilità aggiuntive, no? La tredicesima, l'eventuale quattordicesima, il trattamento di fine rapporto, cioè la cosiddetta liquidazione conosciuta, no? Pertanto voi nella vostra vita dovete sempre fare riferimento, oltre che alle norme di legge che sono la cornice generale e che sono quasi sempre inderogabili, dovete sempre fare riferimento al contratto collettivo di settore in base all'attività che andrete a svolgere. E queste retribuzioni previste, tornando al punto dal quale siamo partiti, la retribuzione, lo stipendio, la paga che vi verrà proposta in base alle norme di legge non potrà essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro. E qualunque tipo di accordo, quindi anche se c'è la volontà del lavoratore, questi accordi sono nulli, cioè anche se il lavoratore dice va bene, il contratto prevede devo avere 1.500 euro lordi al mese, però io mi accontento di 1.000 euro, questo accordo non è assolutamente valido perché è in violazione della norma di legge obbligatoria. Quindi l'abbiamo sapere sapere che laddove affronterete un colloquio di lavoro i minimi retributivi sono inderogabili, quindi non vi possono offrire una retribuzione che sia inferiore a questi minimi di legge. Allo stesso modo è il discorso sulle ferie. Le ferie addirittura sono disciplinate dal decreto legislativo 66-2003 che ha recepito delle direttive della Comunità Europea. Pertanto voi per legge dello Stato avete diritto a un periodo minimo di ferie per ogni anno intero di lavoro di almeno 4 settimane. Cioè significa che se voi lavorate un anno intero per un datore di lavoro, dopo un anno avete maturato almeno 4 settimane di ferie, fermo restando che poi dovete vedere il singolo contratto collettivo nazionale di lavoro che vi dicevo prima, se prevede un periodo superiore, cioè non potrà mai prevedere meno di 4 settimane, ma magari ne prevederà 4 e mezzo, 5, 6. Volevi dire qualcosa? Sì. Ma il contributo è previsto per il datore di lavoro o per il lavoratore? A chi è dovuto pagare? Certo. I contributi INPS intendi? Sì, esatto. Sì, questo ci arriviamo, comunque diciamo tutte e due, c'è una quota a carico del lavoratore e una quota a carico del... Nel contratto è previsto, cioè nel contratto dico, chi è previsto pagare? Allora segniamo per dopo queste cose. Ricordati questo, segniamo questo, faccio... Sì, pagare i contributi. Tenete presente una cosa, mi hai dato un ottimo spunto, quando io vi ho parlato prima di quella retribuzione di 1.500 euro che vi potete... che vi poteva sembrare un importo particolarmente interessante, naturalmente nei contratti collettivi c'è l'importo lordo, perché per i lavoratori dipendenti c'è un particolare meccanismo per il quale il datore di lavoro si sostituisce, volendo semplificare, allo Stato e trattiene sul vostro stipendio quelli che sono i contributi INPS, come dicevi tu, che vanno all'INPS, e le cosiddette tasse, che poi sarebbero tecnicamente imposte, cioè l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, e le versa il datore di lavoro per conto vostro. Quindi uno stipendio di 1.500 euro lordi corrisponde più o meno a uno stipendio di 1.050, 1.070 euro netti. Quindi quando vi viene proposto questo stipendio dovete tenere presente che quello che materialmente metterete in tasca è ben diverso. Però queste cose, ecco, appuntiamole che dopo sono tutte domande, che sono tutti quesiti che esploreremo dopo. Allo stesso modo, un'altra cosa importantissima che vi interessa è l'orario di lavoro. Anche qui non c'è una libertà delle parti, o per meglio dire la legge, sempre questo decreto legislativo 66-2003, prevede un limite massimo alla prestazione lavorativa. Cioè il datore di lavoro non potrà chiedervi un numero illimitato di ore di lavoro, cioè questa legge prevede, per semplificare, che l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali.
e che in media questo orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali. Che significa in media? Che magari una settimana vorrei farne anche 55, però magari su un certo arco temporale, di solito 4 mesi, sommando l'orario di tutte le settimane, diviso il numero di settimane, non ne puoi fare più di 48. Quindi significa, se una settimana ne hai fatte 55, vuol dire che un'altra ne avrei fatte 3. Esatto. Sì, no, vabbè, diciamo che poi la settimana successiva avrei fatto delle ore in meno e avrei recuperato quelle ore fatte in più. Come allo stesso modo questa legge disciplina dei riposi minimi giornalieri, le pause che deve avere il lavoratore ogni 6 ore di lavoro. Pertanto anche qui il datore di lavoro non vi potrà sottoporre un contratto nel quale lavorate 100 ore a settimana o 15 ore al giorno. Tutte queste sono norme di legge inderogabili, cioè se anche voi per assurdo volete accettare, la legge ve lo vieta, perché la legge è anche a tutela della salute e dell'incolumità del lavoratore. Altra specialità del rapporto di lavoro dipendente è la particolare tutela previdenziale, cioè dovuta anche all'intervento degli istituti assicuratori, che in linea di massima, diciamo, come conoscete tutti, è l'INPS, no? L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Io prima vi ho detto che il contratto di lavoro dipendente subordinato è un contratto di tipo privatistico, no? Torniamo all'esempio di prima, quello lì, quello dell'acquisto dell'autovettura. Voi dovete andare a comprare questa macchina, avete fatto anche il contratto. Poi vi rendete conto che non avete i soldi per pagare, che fa il concessionario? Vi dà lo stesso l'autovettura? Penso di no. Perché se una parte non è adempiente, quell'altra parte viene liberata. No, se io ti ho pagato la macchina, tu non sei tenuto a consegnarla. Ebbene, nel lavoro dipendente invece abbiamo delle situazioni particolari che vengono chiamate sospensioni del rapporto di lavoro. Cioè, in determinate fattispecie previste dal nostro codice civile, precisamente l'articolo 2110, se anche il lavoratore è impossibilitato a svolgere la propria attività intellettuale o manuale, il datore di lavoro è tenuto ugualmente a pagarlo. Mi riferisco alla malattia, alla maternità e all'infortunio. Cioè il legislatore si è posto il problema del dipendente che ad esempio è ammalato e non si può recare al lavoro. Perché la Costituzione, l'abbiamo detto prima, no? Ci dice che deve avere dei mezzi di sostentamento per garantire un'esistenza libera e dignitosa a sé e alla propria famiglia. Allora io sono ammalato, non ho lo stipendio. O ugualmente lo stipendio, perché interviene lo Stato tramite le assicurazioni sociali obbligatorie, nella pratica tramite l'INPS, il quale istituto previdenziale praticamente rimborsa il datore di lavoro. Mi spiego meglio, perché una cosa che si sente molte volte nei nostri territori: va bene, io sono ammalato, mi deve pagare l'INPS. Attenzione, a pagarmi sarà sempre il datore di lavoro. Cioè materialmente i soldi ve li dà il datore di lavoro anche se siete ammalati, ma poi il datore di lavoro si farà rimborsare dall'INPS, quindi non è l'INPS che vi manda i soldi a casa come a volte purtroppo si dice, forse per sviare un po' il lavoratore, è sempre il datore di lavoro che è obbligato nei confronti del dipendente ammalato e l'INPS rimborsa il datore. Pertanto il dipendente si reca dal medico ASL e si fa attestare lo stato di malattia. Il datore di lavoro pagherà parte o tutto lo stipendio, questo poi bisogna vederlo sui contratti collettivi di lavoro, come dicevo prima, e il datore di lavoro verrà rimborsato in parte o del tutto dall'INPS. È lo stesso per la maternità. La legge impone alla lavoratrice di astenersi dal lavoro, cioè di non lavorare, per un periodo minimo di 5 mesi, che normalmente sono da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo il parto. E questo è un periodo obbligatorio, cioè la lavoratrice non può dire io mi sento bene, voglio lavorare fino a una settimana prima del parto, oppure un mese dopo il parto vuole rientrare al lavoro. No, la legge impone, a salvaguardia della salute e delle esigenze del bambino, impone alla lavoratrice di astenersi almeno 5 mesi. E in questi 5 mesi l'INPS, sempre per il tramite del datore di lavoro, paga almeno l'80% dello stipendio. Cioè vedete la particolarità del lavoro dipendente, cioè il legislatore si è posto, diciamo, tantissimi problemi per tutelare il dipendente, e a differenza degli altri tipi di contratto di tipo privatistico, il lavoratore ha diritto a una serie di tutele anche se non può lavorare, non può svolgere la propria attività.
Vi dico un'ultima cosa sul lavoro dipendente, perché non vi voglio appesantire, che poi è l'elemento essenziale del lavoro dipendente, del lavoro subordinato. Ve l'ho detto prima, il lavoratore dipendente è sottoposto a un datore di lavoro. Datore di lavoro che ha il potere direttivo e organizzativo, cioè ha il potere di dire al dipendente cosa deve fare, come deve svolgere il proprio lavoro, quali sono gli orari di lavoro e quali sono le modalità, nei limiti della legge. Per questo motivo il datore di lavoro ha anche un potere disciplinare, cioè ha un potere di sanzionare il dipendente laddove questa attività del dipendente non sia conforme ai criteri generali di diligenza, di correttezza, di buona fede. Cioè se il lavoratore, il dipendente, il lavoratore non si comporta bene, il datore di lavoro lo può sanzionare. È chiaro che anche qui, attenzione, non è che c'è un potere punitivo assoluto, assoluto in quel modo non lo dovete pensare minimamente, perché esiste ad esempio lo statuto dei lavoratori, no? La legge 300 del 70, che fra altre cose contiene quel famoso articolo 18 di cui sentite tanto parlare per televisione, la quale legge 300 del 70 limita fortemente questo potere sanzionatorio del datore di lavoro, ed è un sistema sanzionatorio comunque improntato alla tutela del posto di lavoro e mai, diciamo, quasi mai al licenziamento, salvo casi limite. Però vedete, la caratteristica del lavoro dipendente è proprio questo, che abbiamo un datore di lavoro che addirittura può sanzionare il dipendente che non si adegua alle sue direttive, cosa che non abbiamo nel lavoro autonomo. Due passaggi veloci sul lavoro autonomo. Il lavoro autonomo invece è quella che nel linguaggio comune si chiama partita IVA, no? È colui che decide di aprire un'attività imprenditoriale. Ad esempio, uno di voi decide di aprire un bar, di aprire una paninoteca. Quindi si iscrive all'agenzia delle entrate avendo questo numero di partita IVA e inizia questa attività. Il lavoro autonomo è caratterizzato da una prestazione prevalentemente personale del titolare di questa attività, che può, diciamo, gestire liberamente l'attività, cioè il lavoratore autonomo non è subordinato ad un orario di lavoro, non è subordinato a un potere sanzionatorio, disciplinare o direttivo come vi ho detto prima, ma è libero di gestire la propria attività. Ma è anche chiaro e anche evidente che il lavoratore autonomo prende su di sé quello che è il rischio di impresa, cioè se io apro un bar, investo dei soldi in questo bar e il bar non va bene, io ho perso i soldi. No, ma invece il lavoratore dipendente non è così. Per semplificare, si dice che l'obbligazione del lavoratore è un'obbligazione di mezzi, l'obbligazione del lavoratore autonomo è un'obbligazione di risultato. Cioè che significa? Che il dipendente viene pagato per il semplice fatto che va a lavorare, no? Cioè io la mattina vado in azienda a lavorare, se per assurdo io vado in azienda e il datore di lavoro dice guarda io stamattina non ho niente da farti fare, il dipendente deve essere pagato lo stesso, perché il dipendente è a disposizione del datore, sta lì ad aspettare gli ordini. Quindi io sono a disposizione, ho messo le mie energie a disposizione del datore, tu mi devi pagare. Invece il lavoratore autonomo viene pagato solo se raggiunge il risultato, cioè se io ho il bar, se vendo il caffè incasso i soldi, se non vendo il caffè non guadagno, anche se sto tutto il tempo nel negozio. E naturalmente il lavoratore autonomo non ha tutte le tutele che il lavoratore dipendente. Il lavoratore dipendente ha diritto a un trattamento di fine rapporto, la cosiddetta liquidazione, il lavoratore autonomo non ne ha diritto. Il lavoratore dipendente ha diritto alla malattia, alla maternità, all'infortunio, cioè ad essere pagato anche se malato o infortunato o in maternità. Il lavoratore autonomo in linea di massima non ha diritto a queste tutele. E in ultimo vi dico che, questo è molto importante, che il lavoratore dipendente ha diritto a tutte le prestazioni da parte dell'INPS, anche se il datore di lavoro per il quale lavora non ha versato i contributi. Cioè se l'azienda per la quale avete lavorato non vi ha pagato i contributi all'INPS, voi lo stesso potete avere i sussidi da parte dell'INPS per la disoccupazione,
potete avere la pensione, potete avere tutte le prestazioni. Anche se la ditta non ha pagato i contributi, si chiama automaticità delle prestazioni. Invece il lavoratore autonomo, se non paga i contributi, non avrà diritto neanche alla pensione. Quindi questa è una cosa molto importante. Mi fermo qui perché non voglio rubare altro tempo. Grazie.